Ciao ragazzi, oggi andremo a vedere la prima installazione di Alexa, lo facciamo insieme perché ancora non l'ho avviato. Ecco qui ho scelto il colore bianco perché si abbina meglio ai miei mobili. Questo è il dispositivo. Qua dietro abbiamo due interruttori, l'interruttore per l'alimentazione e il jack per collegare una cassa audio. Mentre dalla parte superiore abbiamo questi quattro pulsanti, il volume, il tasto per l'azione viene chiamato premendo questo anziché dire Alexa e poi dare il comando. Se siamo vicini, premiamo questo e diamo direttamente il comando e poi la disattivazione del microfono. Come potete vedere, questi quattro buchini sono i quattro microfoni che sono molto utili per poter ascoltare la nostra voce da parecchio lontano e quindi è molto molto sensibile. Come qualità audio dovrebbe essere abbastanza buono, adesso poi lo vedremo nei prossimi video. La prima cosa da fare, qua abbiamo anche il libretto delle istruzioni, di collegare il nostro Alexa alla presa. Ecco qua. E attendiamo. Molto molto bella questa luce intorno. Attendiamo, dopodiché dovremo andare a scaricare l'applicazione. Vediamo cosa dice. Hello. To continue, download the Alexa app. Hallo. Laden Sie die Alexa-App herunter, um fortzufahren. Bonjour. Pour commencer, Dicendo téléchargez tutte le lingue, l'application ci sta Alexa. salutando. Ciao. Per continuare, scarica l'app Alexa. Hola. Para continuar, descarga la app Alexa. Perfetto, l'ho detto in tutte le lingue. Andiamo a scaricare l'app Alexa e vediamo cosa succede. Allora, questa è l'applicazione da scaricare. Installa. Ottantatré mega circa. Allora, abbiamo scaricato l'applicazione, avviamola insieme. Allora, email e password di Amazon. Adesso la vado ad inserire. Abbiamo inserito i nostri dati. Benvenuto. Continua. Configura Amazon Echo, configura l'app Alexa, configuriamo Amazon Echo. Seleziona il dispositivo da configurare Echo Dot. Terza generazione. Consente ad Amazon di conoscere la tua posizione, eccetera, eccetera. Continua. Consenti. Accendi il Bluetooth, vai alla sezione impostazione Bluetooth e attiva nuove connessioni per il tuo dispositivo. Salta configurazione Bluetooth. Adesso non mi interessa il Bluetooth. Saltiamo la configurazione. Avvia la configurazione di Echo Dot. Connetti Echo Dot alla Wi-Fi per iniziare ad usarlo. Continua. Collega Echo Dot all'alimentazione. Dopo circa un minuto, quando la luce passerà da blu ad arancione, tocca Continua. Da blu ad arancione, sì, è già arancione, quindi premiamo continua. Tentativo di connessione a Echo You've connected. Now go back to the Alexa app. Du bist jetzt verbunden. Geh Dot. bitte wieder in Continua die Alexa configurazione di app. Echo Dot. Continua. Connexion réussie. Retournez maintenant dans l'application Bavini, Alexa. abbiamo capito. Connessione effettuata. Torna all'app Alexa. Va bene, Has ci establecido conexión. Vuelve alla app Alexa. Ho capito. Allora, adesso ci colleghiamo alla nostra rete. Andiamo a mettere la password della rete. Connetti. Attendiamo che si connetta ad internet. Potrebbero volerci alcuni minuti, però fino adesso è stata abbastanza veloce. Luce blu. Forse ce l'abbiamo fatta. Il tuo dispositivo è pronto. Wow.
Allora, vediamo qui. Ecodotto è connessa a internet. Tocca continua per personalizzare la tua esperienza con Alexa. Per attivare, attenzione, di Ecodotto puoi usare la parola, esatto, quella che sappiamo. Prova a dire che tempo fa a Milano, ma io non mi trovo a Milano. Allora, andiamo, continua. Vuoi connettere un altro esterno al tuo altoparlante esterno al tuo Ecodotto? No, al momento no. Collega altoparlante, utilizza l'altoparlante integrato di Ecodot, perché per il momento utilizziamo quello. Ok, dov'è Ecodot? Mettiamo in soggiorno, salotto, in salotto. Ecco qua, mettiamo salotto, continua. Questa è la prima configurazione, la stiamo vedendo insieme. Personalizza la tua esperienza, resta in contatto con la famiglia. Sono io. Inserisci il tuo nome, va bene questo, continua. Configurazione, fornire autorizzazione ad Amazon. Contatti, consentire di caricare periodicamente i tuoi contatti sui servizi Amazon per chiamare, inviare messaggi e connettere più facilmente con amici e famiglia. No, questo lo facciamo più tardi perché al momento non mi serve. Hai già verificato il numero? Il tuo numero verrà usato per effettuare chiamate e inviare messaggi con Alexa. Le persone che hanno il tuo numero ti possono contattare tramite Alexa. Addirittura, continua, vediamo, questo mi potrebbe interessare. Questo breve video ti guiderà tra le funzioni base per aiutarti a iniziare. Vediamo il video insieme. Cui potrai mettere Alexa in ogni stanza. Usa la voce per chiedere quali sono le ultime notizie e le previsioni del tempo. Controllare dispositivi per casa intelligente compatibili e molto altro. Il tutto senza usare le mani. Usala. E per scoprire altri suggerimenti sulle cose da provare, di Alexa, cosa posso chiedere? Goditi il tuo nuovo Echo Dot e scopri un mondo a misura di voce. Ecco, video molto intuitivo. Andiamo avanti, riattiviamo il microfono. Ora tocca a te. Pronuncia ad alta voce la frase seguente e vediamo qui. Alexa, buongiorno. Ciao, oggi voglio ricordare il grande scrittore triestino Italo Svevo, nato il 18 dicembre 1861. Ti leggo una sua frase che mi piace molto. L'immaginazione è una vera avventura. Deve restare fluida come la vita stessa. D'altronde, l'immaginazione è il primo mattoncino di ogni costruzione. Qualcuno, qualche tempo fa, ha immaginato anche me, e ora eccomi qui a parlare con te. Grazie per questo benvenuto e abbiamo finito la prima installazione di Alexa. Adesso qua ci dà alcune indicazioni, riprodurre musica e contenuti. Vediamo, Alexa, metti Rai Radio 1 da TuneIn. Rai Radio 1 da TuneIn. Dell'anno diretta da Saverio Costanzo. Perfetto, In attivato edicola la il musica, primo DVD abbastanza contiguo sulla musica reattivo. canzoni Alexa, ottica. stop. Ok, qua ci ha fatto vedere, possiamo anche riprodurre musica, andiamo avanti. Ok, fatto. Vuoi che Alexa riconosca la tua voce per personalizzare la tua esperienza? Crea subito un profilo vocale, quindi hanno aggiunto anche questo. Sei pronto a parlare con Alexa, può visitare cose da provare nel menu, eccetera, eccetera. Crea subito un profilo vocale, al momento non mi serve, perché lo devo usare anche mia moglie, quindi lo andremo a scoprire un altro giorno. Andiamo alla schermata iniziale. Ah, oppure c'è, vai su cose da provare, andiamo qui, vai su cose da provare, ne proviamo un'altra. Chiediamo come sta. Alexa, come stai? Oh, Non l'ho capito. iniziamo bene. Alexa, come stai? Ok, Va tutto bene. Grazie per avermelo chiesto. allora adesso andiamo a vedere un attimino l'app. Qua ci sta spiegando tutto quanto, quindi successivo. Qua andiamo avanti. Ok, e questa è la nostra applicazione. L'andremo a vedere nei prossimi video.
L'importante adesso è averlo installato. Ciao ragazzi, alla prossima!